ragazzi, siamo tornati, nuovo video recensivo dopo un po' di tempo. Prima di iniziare vorrei ringraziare il nostro sponsor Bikeside, che è rappresentato da Matteo Gritti, che fra un momento vi presento, che ci ha dato l'opportunità di testare questa bellissima bici che potete vedere qua dietro. I più svelti, tipo Vlad, avranno già capito di cosa stiamo parlando. La nuova pivot di casa americana. Esattamente il modello Shuttle LT in questa colorazione azzurro blu celeste, chiamiamolo, molto molto evocativa, soprattutto con questo panorama suggestivo. Ci troviamo innanzitutto a Capo di Lago, una delle mete migliori della nostra zona. Prima di continuare, ecco, i dettagli tecnici li farei dire al buon Matteo, che diciamo che ne sa molto di più di me. Cosa più importante, motorizzata Shimano EP8, classico Shimano EP8, 85 Nm di coppia, 750 fattura di batteria, diciamo che siamo nella media. Modello ovviamente 2023, questo è modello di punta, giusto Matteo? Sì. Modello di punta Kashima, ma lascerei magari la parola a Matteo per specifiche tecniche. Lui è Matteo Gritti, manager di Bikeside Team, giusto Matteo? Ciao a tutti. La nuova pivot Shuttle LT sta per long travel, ovviamente. 160 mm di corsa al posteriore, 170 all'anteriore. Questa è la versione Team XTR, quindi è montata veramente, veramente al top. Abbiamo una forca Fox 38 Factory Grip 2, quindi il top di gamma di Fox. Un ammortizzatore Float X, sempre Factory, sempre di Fox. Cambio, freni Shimano XTR, quindi il top di gamma per quanto riguarda appunto Shimano, e sono dei gran bei freni, devo dire. Che altro dire? Questa bici ha la possibilità, tramite un flip chip, di cambiare la geometria della bici. Appunto qua si vede la possibilità di spostare appunto questa vite e regolare diversamente l'apertura proprio della bici. Altra cosa importante da dire sicuramente è che è un telaio totalmente in carbonio, quindi triangolo anteriore e carro posteriore, e una sospensione che oramai Pivot usa da diversi anni, funziona veramente veramente bene. La trasmissione XTR, come dicevo, quindi la migliore di casa Shimano, con il 12 velocità ovviamente. Shimano diciamo che è un motore oramai abbastanza conosciuto. Non è un motore violento come il Bosch, è un motore molto più intuitivo e muscolare. Sì, adatto, si può dire. Esatto, non ti dà la sensazione, dai, di avere un motorino sotto le gambe, diciamo. Esattamente. Altro particolare che può essere più o meno importante, qua ci sta una borraccia intera, quelle normali, quindi non quelle microscopiche. No, ma non da poco, perché molte bike le sottovalutiamo, ma non hanno lo spazio. Esatto. Pur avendo una batteria così grande, ci sta anche la borraccia di dimensioni normali. Taglia M, giusto questa? Questa è una taglia M, comunque abbastanza lunga. Manubrio in carbonio, come oramai. Ormai sul top di gamma. Esatto, non può mancare. È da notare la cura dei particolari. Vedete il batticatena come è coprente e molto particolare nella sua forma. Copre anche la parte anteriore del carro e la parte superiore, dove passa la catena, per evitare appunto che la catena danneggi il carro nel suo lavoro, rovini la vernice. Classica accensione Shimano col suo bottoncino per azionare o abbassare, aumentare o abbassare l'assistenza. Il classico bottone, chi conosce Shimano bene o male già la conosce, basterà premere e vedete tutte le varie assistenze: eco, trail e boost. Questa è il residuo della batteria, che in questo caso dura molto, giusto Matteo? Se la guidi un po' meno. Niente, direi che più o meno abbiamo detto tutto quello che è più importante relativo a questo modello. Se avete qualche commento, qualche domanda inerente a questa bici, comunque direi di girarla a Matteo. Commentate pure qui sotto e Matteo vi risponderà insieme a me. Tasto dolente, come tutti questi modelli di alta gamma. Lo lascio dire a Matteo il prezzo di questa belva. Il prezzo non è sicuramente da bici economica, ma si capisce dal settore per cui è pensata questa bici, quindi un'altissima gamma per una bici molto di nicchia, ma che sicuramente darà delle soddisfazioni.
Il prezzo è 12.499 per questo modello, che è veramente veramente il top. Beh, direi che non gli manca nulla, quindi. Team XTR è una bici anche molto leggera, che non è poco per una bici con una batteria così grande. Mi raccomando, è sempre da rapportare il tutto con la batteria. La batteria influisce tantissimo sul peso, e nient'altro da dire, è veramente una bomba. Ecco, se volete venire a provarla, comunque avete maggiori informazioni riguardo alla disponibilità, che purtroppo è un altro tasto dolente di questi periodi per le bike, come sa bene Matteo, essendo l'uppettario giusto di bike side, come dicevamo prima. Comunque passate in negozio, si trova a Gianico, potete trovare tutte le info, magari qui sotto metteremo anche le indicazioni per il tuo negozio, e andiamo a provarla, anche perché ormai si sta facendo buio, quindi sì, non abbiamo più tempo. Fine del giro, facciamo un rinfresco veloce di come abbiamo avuto le nostre sensazioni, non essendo comunque dei pro, a maggior ragione io, lui molto più di me, vediamo un attimo le differenze delle sensazioni che proviamo. Andiamo, dai. Andiamo. A dopo. Ragazze, com'è la nuova pivot? Sì? Gli piace, sì sì. Piace? A lei particolarmente. Shuttle? Quella lì? Buona. L'altra non è convinta. È in salita bella agile. Il rocchetto di Matteo fa impazzire. Poi se buon Matte ci dà la possibilità, recensiremo anche questa pivot, che è quella light, che ormai fanno per la maggiore. Pezzettino di 10 metri. Quella. Vai Matte. E quella. Bellissimo. Morbida e morbida, c'è ancora un po' da settare, ma è la corna della morte quella lì, figa, picchiato sotto, stiamo ammazzando. La zona qua delle sordine è dove siamo in accordo col comune di creare delle linee, questa è una delle linee che vogliamo pulire, l'altra è un po' più cattiva. Ah, veramente bella. Caro, porca. Nella foresta ci siamo messi, cazzo. Sembra di meno. Meglio seguire quella linea lì. Giri intorno. Perché era la linea migliore quella.
bella. Sì, è livido, livido qua. Guardali qua, questi. Piccolo test fatto, adesso ci dirigiamo al negozio del mio amico Matte e tiriamo quattro conclusioni prima di chiudere il video, ragazzi. Ma ti vedono da sotto così o... Posso decidere come voglio. Niente, siamo arrivati, test corto, rapido, però devo dire già le prime impressioni, dico eccellente, comunque mi sono trovato bene. Cuscino forse un po' morbida, la forca. Guardare l'OR no, però mi sembrava appena forse da gonfiare proprio, questi sono dettagli. Beh, ovviamente adesso è stata tarata per il tuo peso, ma con un settaggio generico, quindi nel giro come quello di oggi devi guardare un po' come ti sei sentito in sella alla bici. E la bici molto bene. Come funziona la sospensione posteriore. Anche a livello di geometria bene, trovato bene. Non abbiamo avuto tempo e modo di provare il flip chip, si chiama giusto? Flip chip per cambiare la geometria. Sarebbe bello avere modo di provarla un po' più con calma, però ecco, prime impressioni devo dire molto buona. Se mi dici ne vale la pena attualmente di spendere queste cifre qua, ancora non posso dirti la mia versione, perché bisogna comunque provarla a fondo, sì. E poi sono decisioni comunque di nicchia, diciamo, comunque come bici. Il costo è importante, la bici è impegnativa economicamente, però a mio avviso è molto molto qualità, piacevole, comunque, divertente. Esatto, piacevole, la qualità la si sente, freni ottimi, io non avevo mai provato XTR. XTR è un gran freno. Chiaramente molto diverso da quello che uso io da Yope, ecco. Bisogna abituarsi su un momento, ma sono ottimo. Non abbiamo parlato prima, questa bici monta dischi Galfer, che tra l'altro è un marchio che noi abbiamo cominciato a usare più di un anno fa e ci dà molte soddisfazioni sia come dischi che come pastiglie. Quindi qua, ecco, come hai potuto vedere è un disco molto prestazionale con un prezzo decisamente abbordabile rispetto magari a altri marchi più blasonati che però sparano cifre da capogiro. Se vuoi un ottimo rapporto qualità-prezzo per dischi e pastiglie, qua ci siamo. Che altro dire? Ringraziamo Giangis Bike e DSB e Davide Bonandrini per le bici in prova. Non è da tutti metterli una bici da queste cifre come in test esatto. E farla provare ai clienti, quindi grazie davvero. Sì, anche perché sono endurone, quindi non è che vai proprio sull'asfalto. Uno non le usa in strada. Poi diciamo. Io particolarmente non sono un pro, quindi il rischio più alto è sicuramente che darle in mano a qualcuno di più forte. Direi che questo è tutto, come dicevo prima, avete qualche domanda, qualche informazione aggiuntiva. Domandate a lui, non a me. Domandate a me, ma io riferisco a lui. Adesso vi mostriamo un attimo il negozio dove volete venire comunque a trovare il buon Matteo e il buon Ezio, il meccanico. Vi lasciamo con le immagini del negozio e noi ci vediamo comunque alla prossima recensione. Ricordatevi di seguirci su tutti i nostri social, di seguire Bikeside e Bikeside Team, perché lui è anche il team, giusto? Esatto. In delegare. E ci aggiorniamo prossimamente. Bella lì, ragazzi, alla prossima.